Bella a tutti ragazzi, siamo tornati sulla guida di Pokémon Rosso e Orso Fuoco. In questa puntata scaleremo il ponte qua sopra e poi batteremo la palestra. Iniziamo ad andare. Prima di iniziare vi voglio far vedere un Pokémon che ho catturato. Si tratta di Ekans. Qua. Non so se usarlo, mi dite voi nei commenti se devo usarlo o no, perché avendo due Pokémon di veleno non mi sembra molto utile. E adesso lo poso nel box. Questo è il box, come vedete ritira deposita sposta. Io userò sposta perché è molto più utile. Prendo il Pokémon e lo metto nel box. Ok, andiamo a fare il ponte. Come primo Pokémon mettiamo davanti Nidoking, perché ha beccata, conosce beccata, e essendo una mossa volante contro i coleotteri è super efficace. Ok, beccata. Ok, ho battuto anche lui. Weedle. E anche lui è battuto. Cioè, primo che batto e lui è battuto. Pupa. Nidoking. Usiamo livello veleno spino, tanto credo che sia veleni, infatti. Un'altra veleno spino, va. Oddish, usiamo beccata. Super efficace, cappa ogni colpo. Bellsprout. Super efficace, cappa in un colpo. Andiamo avanti. Allora. Senshiu, mi sembra doppio calcio sia super efficace. Mi sembra strano che Senshiu si avveleni, essendo anche lui un po' di veleno. Non ho visto chi era. Ekans. Siamo un mega calcio. Tutto col super... capo. Avanti. Nidoran. Top. Da una femmina colpito. Alla fine del ponte lo vedete quel personaggino in alto, è una recluta del Team Rocket che farà parte della storia, ma dopo ne vedremo, lo vedremo di nuovo. Veleno nel punto, avvelena Mankey. Eccolo, mi regala una pepita. La pepita, se la vendo al Pokémarket, guadagno 5.000 poche soldi, poche dollari, come si dice. Cappa in un colpo. Nidoking sale al 21. Mettiamo Pikachu. Conoscendo Tuono Shock, sarà super efficace contro Zubat, che è di volante. Bene. Ok. E anche la recluta è battuta. Adesso vi farò vedere dove si cattura Mewtwo, però questo lo faremo alla fine del gioco. Aspettate che batto questo. Sempre se lo batto, anche se non mi sembra difficile. Ekans. Non ho più cross. Non è molto efficace. Andiamo avanti con il... Non è molto efficace.
5 volte, 2 lega tutto col gibotto. Perché... ecco qua sotto potremmo catturare Mewtwo, cioè facendo surf andremo in una grotta e catturiamo Mewtwo, ma questo qua lo vedremo alla fine del gioco. Attenzione. No, ho lasciato... vabbè sì, dai, c'è Machop, mi sembra davanti. Punto. Geodude mi sembra il secondo. Punto, eccolo. Doppio calcio, super efficace. Boh. Alleniamo un po' War Turtle, che è ancora il 17, anche se Pikachu è il 15. Lo metto davanti perché qua saranno molti Pokémon di terra. Cattata è il suo Pokémon. Il Pokémon di Puglia, il classico. Oh. Buon motivo per mettere Pikachu. Per poco. Attacco rapido. No, non è salito. Non è perfetto. Capita. War Turtle è pistola acqua. Sto idio cala piccola difesa. Ok, War Turtle sale al livello 18. Non finiscono più gli sfidanti avversari. Slowpoke. No, se ho al 20 avevo morso ed ero super efficace. Andiamo con azione. No, non è molto efficace. Non so cosa usare. Beh sì, c'ho Pikachu però. Non ho voglia di cambiarlo. Quasi fatta. Ok. E anche Slowpoke è fuori. Messaggi, boh. Nidon, Mastiro. Si gonfia, boh. No, avevo bene un punto. Fuori. Buono. Se riesco a resistere. Sì. No, non riesco. Mettevo Pikachu. Ma si avvelena, guarda, eh. Perché l'ho attaccato così? No. Geodude. Doppio calcio e va fuori dai giochi. C'ho un po' di mal di gola. Colpo, buono. Toglierò veleno spin. E tanto con avendo veleno punto non cambia niente. Si avvelena comunque. A doppio calcio, mi sembra che l'ultimo sia Onix, se non sbaglio. No, è Machop. Beccata. E poi non colpo. Ok, là ci sarà quell'alberello, sarà tagliabile solo con taglio. Taglio lo prenderemo appunto quando arriveremo ad Aranciopoli. Ci sarà una nave all'interno. Avremo taglio che ci darà il capitano. Proviamo subito la mossa colpo che toglieva 90. Quindi ottimo. Forza segreta. Buona mossa.
Oddish. Al 23. Sto allenando solo lui però. Vediamo se Pikachu riesce a farli KO in un colpo. Però non credo, eh. Ah, boh. Grande Pikachu. Lasciamo Pikachu. Wow. Ho fatto proprio bene a lasciarlo. Resisti. Eh no, adesso ci lasci. Ok, ho solo Nidoking. Vediamo se ci riesco a batterli ancora quelli che rimangono. In realtà ho saltato lui, ma l'ho saltato perché sennò non riuscivo. Ah, credo, eh. Ok, questo qua sarà Bill, che darà poi il nome al nostro PC, come ho detto nella scorsa puntata. Ok, adesso gli parliamo e dice: ehi tu, sono un Pokémon. Anzi, chiamami Bill, sono un autentico Pokéfanatico. Cos'è quella faccia scettica? No, non scherzo, ho sbagliato un esperimento, mi sono combinato con un Pokémon. Ora che faccio? Ti aiuto? No. No, però dobbiamo per forza aiutarlo. Ok, adesso noi schiacciamo il computer. Eccolo. Ci dava il biglietto nave che poi serviva per prendere taglio. Basta, non ci dice più niente. Ok, ritorniamo a Celestopoli. E andiamo a battere Milti. Hop, hop. Mettiamo davanti Pikachu. Perché se non una palestra d'acqua. Eccola. È una piscina. Poi in un colpo grande Pikachu. Shelder. Prima evoluzione di Cloyster. Milti sarà molto forte perché va i Pokémon. L'ultimo Pokémon al 21, quindi credo che Pika non ce la faccia a batterlo. Doccia scudo. Ok, andiamo, battiamo, adesso sfidiamo Milti. Come ho detto prima, ce li ha forti, infatti a Staryu al 18. Ido Pulsar, credo che mi fa... No, eccolo. Dai, ti prego Pikachu, no. Abbiamo una buona chance per farlo salire. Credo che neanche lo batterò. Vediamo, colpo. Buono, dai. Vedete il termine al 21? Super efficace, cazzo. Oh, e vince anche il secondo palestra. Grazie a Nidoking. Con la medaglia calcata, tutti i Pokémon fino al livello 30 ti abbiamo. Quelli che sono Tombstone, anche quelli ottenuti nel caso. Inoltre potrai usare taglio anche fuori da lotta. Ok, ci dava Ido Pulsar. E adesso insegneremo subito a War Turtle. Gli ho tolto bolla non ritirata perché comunque ritirata glielo tolgo dopo quando... Glielo tolgo quando imparerà... Morso. Ok, adesso abbiamo battuto anche la seconda palestra. Adesso non ci resta altro che andare ad Amanciopoli. Ma prima... Ok, visitiamo un po'. No. Alto signore, se gli do Poliwhirl mi da Jinx, ma non mi interessa. Ok, dice che il marito cambia Pokémon.
appunto mi ha fatto una proposta. Abbiamo... no, non copriamo niente. C'è niente, dice niente. Ok, qua ci dice che la musica. Questo mi dice le abilità delle 8 medaglie, non le voglio sapere. Questo mi dava... cioè mi dà qualcosa ma non metto. Ok, dicono che il team Rocket gli ha dato la casa, uno da sfidare. Machop, Pikachu. Questo un po' attacca un po' più forte, no? Ops. Ok. Dose. No. Ecco. Vai, Wartortle. Wartortle. E anche esso. Come vi ho detto prima, tolgo ritirata per morso. Cos'è che mi ha dato? Fossa. Ok, allora qua sotto ci sarà la pensione. Mio. Non mi interessa. Cosa trovo? Oddish non mi interessa. Qua sotto ci sarà la pensione, questa. Ma non affido niente. Qua sotto non potremo passare perché il signore aveva sete, quindi... boh, non so perché non ci può passare solo per quello. Vabbè, continuiamo. Questa qua vuole cambiare un Pokémon per Nidoran maschio, per Nidoran femmino. Non mi interessa. Questo sarà il sottopassaggio per passare. Ok, niente. Jack Pignamok. Kingo Pignamok. Siamo quasi arrivati ad Anacciopoli, ne mancano ancora 4 di... no, 5 di avversari che saranno lungo questa via, lungo questo percorso. Questi due non li sfido, vabbè, non mi interessa. Anche se uno mi sembra che aveva Squirtle, preferisco sfidare lui. Paralizzante, super suono. Attaccato prima lui perché io, essendo paralizzato, la mia velocità si dimezza. Ecco i due. Colpo che fa brutto colpo. Mettiamo Wartortle. Ido Pulsar. Colpisciti da solo, eccolo. Usiamo Mega Calcio. Ecco, fallisce. Usiamo colpo. Come ho detto prima, lui attacca prima perché io sono paralizzato. Vaticate. Ok, non l'avevo mai visto. Adesso ce l'abbiamo anche nel Pokédex. Ed eccoci ad Anacciopoli. Per questa parte di video, per questa parte di guida è tutto. Ci vediamo domani.